Questa sera vogliamo dare giustizia ad una persona a cui abbiamo voluto davvero bene e che oggi non c'è più, Giuseppe De Donno. Ve lo ricordate? Insieme ai suoi colleghi nel 2020 ha lavorato al primo studio occidentale sul plasma iperimmune. Ci sono state mille polemiche uscite sui giornali e nei tanti salotti TV affollati da esperti molto critici su diversi aspetti di questa cura. De Donno non aveva la minima idea di cosa volesse dire finire nel tritacarne mediatico. 8 mesi fa si è tolto la vita impiccandosi. Oggi la scienza ha radicalmente cambiato opinione sulla terapia al plasma, perché è uscito questo studio sulla rivista medica più quotata al mondo, firmato da una sfilza di scienziati importantissimi, che dà una risposta definitiva ed inequivocabile a questa semplice domanda. Il plasma iperimmune come cura per il Covid funziona oppure no? Ve lo diciamo subito. Funziona! Ed è scritto nero su bianco in questo articolo, che per come è fatto, più di 1200 pazienti seguiti per più di un anno, e anche per chi l'ha fatto, non ammette repliche. Ovviamente, come tutte le terapie, va dato nei tempi e nelle dosi giuste. Insomma, De Donno aveva avuto un'intuizione giusta. Il plasma, se dato precocemente e con tanti anticorpi, funziona. Non è un miracolo, è una buona chance terapeutica che possiamo dare ai nostri pazienti. Eravamo all'inizio della pandemia, quando nessuno aveva la minima idea di come difenderci dal virus. In questo momento possiamo dire che l'utilizzo del plasma è l'unica terapia mirata, l'unica terapia che ha un numero di trial aperti che dimostreranno quanto sia efficace il trattamento col plasma iperimmune. Ci credeva con tutto se stesso Giuseppe De Donno, anche se sapeva molto bene che non sarebbe stato facile. Io vedo che la difficoltà che abbiamo avuto nel farlo passare nelle prime fasi è stata grandissima. Il mondo accademico italiano è un mondo difficile. Se le iniziative non partono dal mondo accademico, si ha una grandissima resistenza a farle accettare al resto del popolo scientifico. Questo è un protocollo che è partito da un piccolo ospedale, che è l'ospedale di Mantova, in accordo con la Policlinico San Matteo di Pavia, quindi un grande ospedale e un piccolo ospedale che si sono messi insieme e hanno creato qualcosa di grandioso. Ed è stato esattamente come temeva lui. Sui giornali sono usciti moltissimi articoli diffidenti. I farmaci bocciati dagli studi clinici, il plasma iperimmune, la cura con il plasma non funziona. La maggior parte degli scienziati che affollavano i salotti TV sono stati scettici, affermando con molta sicurezza: nella sperimentazione non ha dato risultati incoraggianti. La seconda volta che abbiamo incontrato De Donno era già cambiato. La sua freschezza e il suo entusiasmo avevano fatto spazio allo stress e alla paura. Cioè, contro il plasma si è scagliata una parte della comunità scientifica in modo quasi violento. Contro altri farmaci li abbiamo usati tutti in silenzio, anche laddove erano presenti gravissimi effetti collaterali. Ma le critiche non erano solo sul plasma, attaccavano lui personalmente. Ma anche cose un po' pesanti, ecco. Che aveva preso? Malissimo, malissimo, perché io sono una persona trasparente, cioè non accetto mai che venga messo in discussione il mio onore. Io sono orgogliosamente un figlio di un carabiniere e anche se mio papà non l'ho conosciuto, il mio rispetto nei confronti della trasparenza è il punto di riferimento della mia vita. Non riusciva proprio a capire perché i giornalisti si accanissero contro di lui. E che loro devono attenersi ai fatti, e i fatti mi sembra che siano chiari, cioè non va attaccato mai sul piano personale uno scienziato, secondo me non è etico e non è neanche deontologico. Uno dei giornalisti che lo ha più volte criticato è stata Selvaggia Lucarelli. Quando era uscita la notizia che un ex malato di Covid curato col plasma era morto, aveva scritto: il medico salvato dal plasma e da De Donno è morto e della plasmaterapia come cura definitiva e occultata dai poteri forti non parlano manco lui e le Iene, grandi promotori. Dopo questo post, alla signora Lucarelli arrivò questo messaggio: sono il fratello medico, cioè chi scrive è un dottore, del medico da lei menzionato. Purtroppo mio fratello è deceduto per le conseguenze del Covid. Il plasma all'epoca, perché gli era stato dato 4 mesi prima, diede un aiuto essenziale. E lei: purtroppo il plasma non è la cura. Volevo passare solo questo messaggio. Ma al di là del mondo scientifico e giornalistico, anche quello politico, che le linee guida le ha decise, l'ho ignorato. Io mi sono veramente meravigliato che il mio ministro della salute non mi abbia ancora chiamato per capire qualche cosa sul plasma iperimmune. Mentre le istituzioni sembravano non considerarlo, noi siamo andati a Padova e lì, per 3 mesi, giorno dopo giorno, abbiamo documentato le cure col plasma, cure che sembravano dare ottimi risultati. Lì, infatti, spesso lo davamo nei primi giorni e con una carica di anticorpi alta. Io non ho notizia di pazienti deceduti trattati col plasma iperimmune. I medici di questo ospedale mi dicono che i pazienti trattati col plasma vanno bene. È incredibile.
No, è pura realtà. Ma anche a Mantova, dove era partita la prima sperimentazione, i risultati erano incoraggianti. Da maggio a tutt'oggi non abbiamo avuto decessi in pazienti trattati con il plasma iperimmune. Lo sappiamo che non ha nessun valore scientifico, ma vedere tutti i giorni i pazienti stare meglio ci ha spinto a raccontarvelo con entusiasmo. Quella che mi ha fatto vivere è stata il plasma. Nel giro di un'ora la febbre è scesa e io da lì mi sono sentita meglio. Il giorno dopo del plasma ho cominciato a star meglio. Per me è stata una spinta. Mi sentivo fisicamente migliorare proprio le forze. Ciò nonostante, le donne, sempre più provato, veniva lasciato solo. L'Istituto Superiore di Sanità non mi ha contattato. Stessa cosa il Ministro della Salute. Completamente ignorati. Il Ministero della Salute avrebbe dovuto far molto di più, congratularsi con i suoi ricercatori. Cioè il governo, il Ministero aveva questa grandissima opportunità, gridare al mondo che il primo studio sul plasma convalescente era stato fatto in Italia ed è il primo studio registrato nel mondo occidentale. E nonostante la Food and Drug Administration, la nostra AIFA per intenderci, ad agosto 2020 l'avesse autorizzato come cura emergenziale in più di 2000 ospedali americani, in Italia il plasma continuava ad essere attaccato. Quello che avevo da dire sul plasma iperimmune lo abbiamo già detto e lo ha detto la letteratura scientifica. Professore, mi scusi se insisto, ma sul New England sono usciti studi che dicono che se dati in fase iniziale ci sono i risultati. E come? La letteratura scientifica pubblicata fino ad oggi non dimostra un beneficio significativo del plasma nella riduzione della mortalità. Perché non trova gli ultimi studi del New England interessanti? Guardi, scusi, parlate, io guardi, sinceramente non ho più voglia, non ho più tempo da perdere, la ringrazio e la saluto. E poco prima di riuscire a chiedergli perché sul suo profilo Facebook abbia sempre condiviso i fallimenti del plasma, scrivendo puntualmente evidenze scientifiche, ma mai pubblicando quelli positivi, ho altro da fare. La ringrazio. L'ultima volta che abbiamo incontrato De Donno aveva l'aria stralunata, provata per tutte queste polemiche. E quando gli abbiamo chiesto cosa stesse succedendo e del perché secondo lui il Ministero e l'Istituto Superiore di Sanità lo stavano ignorando, era rimasto in silenzio. Ah, vuoi rimanere in silenzio stampa? Perché non vuoi esporre? No, Alex. Ed era lì, con gli occhi al limite della lacrima, con una voglia repressa di gridare. Alex, voglimi bene. Non voleva parlare, aveva paura delle ripercussioni, non riusciva davvero più a dire cosa pensava veramente. È il paese che non è normale, cioè è un paese che ha perso secondo me degli aspetti di etica. E ci racconta dell'ennesimo attacco ricevuto il giorno precedente. Cioè quello che è successo in quell'intervista lì di ieri nasconde quello che è l'aspetto, è l'immagine di questo paese e il contenuto di questo paese. Quell'articolo era una specie di dossier su di lui che cercava in tutti i modi di screditarlo agli occhi dei lettori. Quando gli abbiamo chiesto di dirci cosa stesse accadendo, se avesse avuto delle pressioni, ha risposto così. Non ce la posso fare. Ma fa... No, non ce la faccio, Alessandro, guarda, ma... Abbiamo provato ad insistere, ma si era addirittura tolto il microfono. Dai. Ma quale cos'è che ti spaventa, scusami? No, non mi spaventa nulla, è che... penso di aver fatto tantissimo e... E? Basta, la mia parte penso di averla fatta. Per il plasma del paziente convalescente. E continuava a guardarci con quegli occhi ricchi di significato che però preferivano tacere. Ti ha distrutto sta cosa? Sì. Distrutto. Ale, porta paziente. Avevamo intuito che fosse in grande difficoltà, ma non fino al punto di togliersi la vita. Abbiamo sentito scienziati di livello internazionale delle migliori università del mondo sostenere il plasma e considerarlo un'ottima cura. If you recover from COVID-19, your plasma has antibodies that may help others fight COVID. Please donate plasma now. Ma qui in Italia, come ci dice la fondatrice della prima banca del plasma italiana, non c'è interesse sul plasma. Interesse e poi interpreta come vuoi. E anche noi l'abbiamo interpretato così, perché abbiamo visto con i nostri occhi come funziona questa cura, che non costa quasi niente, è sicura ed ha aiutato moltissime persone. Chissà quanti milioni di euro avremmo potuto risparmiare ricoverando meno malati e soprattutto quante morti in meno ci sarebbero state se come in America l'avessimo usato sin dall'inizio. L'unico presidente di regione che ci ha creduto davvero è stato Zaia e con lui oggi possiamo dire avevamo ragione.